Il turista che approda a Bangkok, capitale di quella nazione che chiamiamo Thailandia, ma che qui viene chiamata Siam, non può sottrarsi alla suggestione e alla curiosità di una visita al mercato galleggiante. È un classico spaccato di vita orientale, caro alla cinematografia mondiale perché ricco di movimento e di folklore, misterioso ed inquietante per la presenza di traffici di ogni genere. Gli ebrei di Mosè, i troiani di Priamo, i greci di Omero, i romani di Romolo e Remo non erano ancora apparsi sulla scena della storia quando i Thai avevano già elaborato una loro spettacolare civiltà nel cuore della Cina, dal fiume Giallo al golfo del Tonchino. La storia Thai racconta di un popolo indomabile, incapace di accettare qualsiasi forma di dipendenza, libero sempre e disposto a pagare duramente la sua libertà. Dopo mille peripezie, i Thai si sono insediati nella penisola d'Oro e sono l'unica nazione del sud-est asiatico a non aver subito l'umiliazione della conquista coloniale. Oggi la Thailandia difende la sua libertà con la stessa decisione di un tempo. Stretta tra Birmania, Laos, Vietnam, afferma puntigliosamente il suo diritto alla pace e all'indipendenza. Lo sviluppo industriale è tra i più progrediti del sud-est asiatico. L'agricoltura, propiziata da una terra generosa, assicura non solo il sostentamento della popolazione, ma permette anche colture estensive di prodotti destinati all'esportazione. Primo fra tutti, il riso. La campagna, qui al sud della Thailandia, è dolcissima. Si estende a perdita d'occhio e sembra spopolata se non fosse che ad un tratto vedi spuntare dalla terra figure umane che sembrano create sul momento. Tipico l'allevamento delle oche, destinate ad uno dei piatti più golosi della gastronomia orientale. I Thai, dal canto loro, hanno fama di essere dei buongustai, capaci di coniugare bene i piaceri della tavola con gli altri piaceri che la vita offre, senza disdegnare il lavoro. Del cocco non si perde niente. Il fusto, le foglie, il frutto, tutto viene adoperato secondo tradizioni antiche, tecnologie moderne e destinato ai settori più disparati, dall'alimentazione al materiale da costruzione all'abbigliamento. La cultura Thai vive di forme espressive di grande suggestione. La musica, la coreografia, la danza non sono quasi mai disgiunte. Tutto è rarefatto. Il ritmo scandito dei tamburi regge suoni e melodie che sembrano vivere in un'apparente anarchia, tanto il disegno è sottile. I movimenti della danza sono affidati soprattutto alle mani e al volto, mentre il corpo delle danzatrici è lo stelo che si piega morbidamente a servizio dell'immagine coreografica. Non mancano le espressioni di forza e la Thailandia è terra di arti marziali. La dolcezza Thai, infatti, è supportata da un grande temperamento e non è mai espressione di mollezza.
Il gioco e le scommesse sono uno degli sport nazionali cui i thailandesi non sanno resistere. Si scommette su un incontro di pugilato, quello thailandese è senza esclusione di colpi, come su un incontro di galli. Attorno ai contendenti il tifo si scatena fino al calor bianco. Il buddismo ha impregnato profondamente la vita ed il costume thai. L'insegnamento di Buddha è divenuto stile di vita, in famiglia come in politica, nell'arte come nel lavoro e nel commercio. Il bonzo incarna la perfezione di questo stile di vita. A lui va il rispetto di tutta la popolazione che pensa al suo sostentamento e che attraverso di lui ritiene di poter raggiungere quel nirvana che è la pace assoluta, la fine del dolore delle reincarnazioni, l'unione definitiva con l'ente supremo. La vita del bonzo è fatta di meditazione, di lavoro, di preghiera. La preghiera buddista consiste in una ripetizione delle massime e degli insegnamenti di Buddha e in una serie di lodi rivolte all'illuminato. Il buddismo non ha una liturgia vera e propria ed è una religione senza teologia. Per Buddha, Dio è un problema troppo difficile, non risolvibile. Ciò che conta è la legge, la sua conoscenza e la sua osservanza. Le porte dei monasteri sono aperte a tutti, anche alle donne, di cui il buddismo in realtà non ha molta stima. Un bonzo, ad esempio, non può ricevere niente direttamente dalle mani di una donna. Ciononostante si concede anche alle donne la possibilità di esercitarsi nella perfezione. Le forme di vita monastica, pur nella sostanziale unità di ispirazione, sono diversificate. In Thailandia convivono tradizioni monastiche cinesi, birmane e indiane. Questa comunità di monaci è particolarmente impegnata in una testimonianza di povertà e di meditazione. Attraverso delle tecniche particolari, questi bonzi sono in grado di entrare in una specie di trance, che è un'anticipazione della pace assoluta dei sensi cui tutta la loro vita mira, ad imitazione del maestro. Il centro politico e religioso della Thailandia è Bangkok, che in lingua thai significa villaggio dell'olivo selvatico. Il re e la regina sono il punto di coesione ed il simbolo della identità nazionale. Con la massima spontaneità e disinvoltura, la gente manifesta la sua religiosità nelle forme tradizionali: venerazione per il maestro, offerta di incenso e prodotti della terra, applicazione di fogliettini d'oro alla statua del Buddha che ne viene ricoperto.
non mancano espressioni superstiziose. Al Buddha si chiedono indicazioni per il futuro, consigli per gli affari, sicurezze di vario genere. Le risposte dell'illuminato sono scritte in questi bastoncini. Religione della misericordia, della comprensione, del dialogo e della pace universale, il buddismo ha scritto in Thailandia una delle pagine più ricche di spiritualità e di arte che le varie culture orientali abbiano mai elaborato. Oggi, nonostante gli attacchi sferrati dalla mentalità e dalla cultura occidentale a questo stile di vita equilibrato, ci sono ancora giovani che decidono di affrontare per qualche tempo la esperienza del monastero, incoraggiati dalla famiglia che considera questa scelta un grande onore e un grande prestigio. L'entrata nella vita religiosa è preceduta da una serie di cerimonie suggestive. Al giovane aspirante alla vita monastica si tagliano i capelli, parenti ed amici vengono ad offrire doni, poi in una vivacissima processione con danze, suoni, canti, tutti accompagnano il neofita al monastero. L'abate riceve il suo adepto, gli consegna la tradizionale divisa arancione e lo ammonisce sui suoi doveri e sui suoi diritti. Entrato nella comunità dei monaci, il bonzo conquista un prestigio superiore a quello dei suoi stessi genitori. Saranno essi, d'ora in poi, a prestargli il saluto e gli onori che appartengono alla sua nuova condizione di consacrato. Nazione giovane, la Thailandia è un paese molto attento al suo sviluppo e al suo futuro. Le scuole sono molto diffuse e l'istruzione è uno degli impegni più costanti della classe politica. È in questa terra, ricca di gioventù e di promesse per il futuro, che operano da anni i salesiani e le figlie di Maria Ausiliatrice. La libertà religiosa in Thailandia è un altro dei cardini della vita sociale e politica. Per questo, ai figli di Don Bosco, che si sono fatti una grande fama come educatori, è lasciato spazio per l'attività educativa ed evangelica. Scuole popolatissime raccolgono ragazzi e ragazze a migliaia. Accanto ai programmi ministeriali si cerca con un'azione catechistica discreta ma puntuale di far conoscere a questi giovani anche il messaggio evangelico. Grande successo riscuotono anche le scuole professionali, stante la richiesta di manodopera qualificata emergente da tutto il paese. Oltre all'istruzione scolastica e alla formazione professionale, i salesiani in Thailandia hanno creato dei centri di riflessione e di spiritualità che si sono rivelati molto utili alla popolazione giovanile, in cerca di aggregazione e di valori autentici. I frutti più prestigiosi di quest'opera educativa sono le numerose vocazioni religiose. In un paese culturalmente predisposto ad un sistema di vita facile e poco impegnato,
Trovare giovani decisi a dedicarsi agli altri non è cosa da poco. Lo stesso avviene sul fronte femminile. Le figlie di Maria Ausiliatrice stanno curando un considerevole gruppo di aspiranti alla vita religiosa e possono pensare ad un'edizione tutta thailandese della loro congregazione. Non manca l'impegno sociale verso i più poveri, com'è nella tradizione salesiana. Questo è un istituto destinato all'assistenza e all'educazione di ragazze cieche. La formazione dei catechisti è il punto forza dell'opera evangelizzatrice dei salesiani e della Chiesa Cattolica in Thailandia. Pur essendo i cristiani una piccola minoranza all'interno della popolazione, c'è ogni giorno più bisogno di persone che si impegnino a sostenere la scelta della fede e a rendere alla comunità cristiana quel servizio della parola che è essenziale alla sua sopravvivenza. Un settore di intervento significativo è anche quello riguardante le famiglie. La famiglia thailandese gode di un grande prestigio sociale e di una notevole forza educativa. È uno dei valori più radicati della cultura thai su cui l'annuncio del Vangelo può contare. L'azione apostolica nei grossi centri urbani non ha fatto passare in secondo piano l'azione evangelizzatrice nelle campagne. Il missionario passa a visitare le piccole comunità rurali ed è accolto con la cortesia e la simpatia che si riserva ad un amico. C'è un aspetto particolarmente interessante dell'azione salesiana in Thailandia ed è il dialogo con il buddismo. Don Giovanni Uliana, in questo campo, si è guadagnata tanta e tale stima da essere chiamato a tenere lezioni di cristianesimo a gruppi di bonzi. Sono così nate amicizie profonde, stima e momenti di confronto e di collaborazione. Schematismi e divisioni sono saltati e nessuno si meraviglia che un sacerdote cattolico partecipi ad un funerale buddista, come nessuno si meraviglia che un bonzo partecipi ad una celebrazione eucaristica. Questo stile ecumenico trova negli stessi buddisti degli animatori entusiasti. Ecco radunati intorno al patriarca buddista di Bangkok i rappresentanti delle principali religioni esistenti in Thailandia: cristianesimo, induismo, islam, gruppo Sikh. Del significato della presenza salesiana in Thailandia, iniziata qui a Ratburi nel 1927, ci parla l'ispettore Don Raimundo Garcia Santos. Il significato della presenza dei salesiani in Thailandia è uno solo. I giovani, un quarto della popolazione che ha meno di 30 anni, e il carisma di Don Bosco, in poche parole, noi siamo qui per essere segno di salvezza e portatore del messaggio evangelico che si traduce nella figura della persona stessa di Cristo. Non è un compito facile perché l'ambiente è per cultura e per tradizione lontano dalla mentalità cristiana. Ciò nonostante i ragazzi ci accettano assieme ai loro genitori e corrispondono alle nostre proposte educative che noi offriamo soprattutto mediante la scuola e mediante i centri giovanili.
Evidentemente i giovani non possono sempre vivere nei nostri istituti, rientrano nella loro vita di ogni giorno e sono coinvolti in una società che non sempre favorisce la pratica di questi valori che noi proponiamo. Per questo cerchiamo di potenziare molto l'organizzazione degli esallievi che ci permette di mantenere contatti continui con i giovani usciti dai nostri collegi. In questo modo possiamo raggiungere l'obiettivo minimo, per quelli che non sono cristiani, di dare ai giovani un prezioso senso morale e di far loro conoscere l'esistenza del cristianesimo come religione di morale e di fratellanza universale.